a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo a Chiesa Castina. in provincia di Teramo. Qua c'è una vista spettacolare su tutta la catena del Gran Sasso, il Corno Grande, il Pizzo di Intermesoli, questo è il Monte Corvo, dietro c'è il Cefalone e qua dietro Brenner e Camice e tutta la via del Centenario. Un posto magnifico, anche la strada per arrivare. Molto 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 carina. Qui in più c'è un piccolo, diciamo, rifugio, punto ristoro. Eccolo qua, dove dopo faremo una bella birrozza e oggi andremo su al Gorzano passando per le 100 fonti. Di tutto preciso, perfetto, e quindi niente, basta così, buona visione. La strada sterrata, è impossibile sbagliare. 100 fonti, qui c'è la sbarra. Dritti. Primo cartello, il sentiero che seguiremo oggi è il 3001 o il 300i, come piace a voi, insomma, come lo interpretate voi. E andiamo quindi verso le sorgenti Pane e Cacio a 1976 metri, che dovrebbe essere la prima delle 100 fonti. E sicuramente la cosa bella sarà il tramonto, che è un po' che pensavo di fare un tramonto scendendo dalla montagna, visto che ormai siamo a giugno e le giornate si allungano. Siamo entrati nel bosco, nella faggeta, e si continua a salire. Se non ricordo male, dovrebbe essere la Costa delle Troie. Siamo saliti un po', vista galattica. Qui sembra molto Val d'Aosta, molto molto molto. Hanno detto che era bello, ma non pensavo così bello. Veramente spettacolare, magnifico, senza parole. Guardate che meraviglia, c'ho parole. Monti della Laga regalano sempre qualcosa in più. Bello bello. Continua la salita per le cascate, bella salita ripida, rimane sempre piacevole per la bellissima vista. Quello dovrebbe essere il problema. Vediamo, siamo a 12 km mancanti, quindi ne abbiamo fatti 5. Niente, posso continuare a dire perché è veramente bello. Che meraviglia! Ultima vettata! Prima della vetta! E ci siamo quasi!
ignorante da questo versante, ignorante dall'altro versante. E ci siamo la seconda volta sul Gorzanone, bellissimo da questo versante, che bella la vista. E non c'è più la croce, sorpresa. Eccoci qua. Monte Gorzano.